Ciao amici di Menwow, benvenuti. Bene, oggi procediamo all'unboxing del Prime Day. Vi faccio vedere cosa il vostro Menwow ha comprato il Prime Day. Il 15 e 16 luglio, come sapete, si è tenuto il Prime Day di Amazon, dove ci sono presunte offerte eccezionali. E ne ho preso un po' di pacchi, come vedete, un po' di roba. Iniziamo così a random. Vediamo il pacco più grande. Vediamo cosa contiene e procediamo subito all'unboxing. Vediamo un po' com'è super unboxizzato questo Prime Day. Eccoci qui. Primo unboxing. Solette PCS Soul. Perché queste solette? Perché queste solette le ho trovate davvero ottime, le avevo già comprate in passato. Le solette PCS Soul hanno il supporto per l'arco plantare, come vedete, bello evidenziato, bello interessante. In più hanno un sacco di soluzioni innovative e tecnologiche per risolvere problemi come la cistite plantare, la fascite plantare, come il problema al tallone. Quindi questa soletta offre un sostegno davvero davvero interessante e concreto per i vostri piedi. Grande sollievo, offerta Prime Day da 20 euro 12 euro. Poi abbiamo qui il telo. È un telo che non voglio adesso aprire perché sta bello impacchettato, che però riguarda cosa? È un telo coprimaterasso per salvaguardare il vostro materasso da qualsiasi ovviamente condizione che possa rovinarlo nel tempo. Quindi impermeabile, per il sudore è fondamentale avere un telo coprimaterasso impermeabile. E andiamo avanti con il nostro unboxing, vediamo subito che cosa abbiamo. Altro unboxing. Anche questo telo, come dicevo, è stato preso a un'offerta di da 20 euro a 15 euro. Eccoli qui. Primo prodotto, secondo prodotto. Allora, ecco, questo è molto interessante. Da tanti anni non compravo dei guantini da palestra. E la mia scelta, soprattutto in questo periodo, perché siamo al 20 luglio e fa caldissimo, io comunque continuo ad allenarmi, si vede, sto in gran forma, cioè ok, però ho bisogno di guantini che siano il più possibile areggiati e ho scelto questi Mava che hanno anche il supporto per il polso. Indossiamo subito, subitissimo, questa taglia è una taglia, ne ho preso due taglie, le ho prese sia in M che in large. Vediamo un po' se questa taglia mi va bene. Vi faccio vedere come sono indossati questi guantini, secondo me davvero davvero funzionali. Eccolo qua. Questa è taglia M. La L mi sa che non è ancora arrivata. Eccoli qui i guantini. Sono proprio al limite come taglia, come vedete, hanno tutta la parte del palmo protetta con questo tessuto sintetico, leggermente imbottito, non tantissimo, e in più hanno il supporto per il polso, fondamentale quando si tirano pesi, quando si tirano su pesi, perché in effetti dovete sapere che avere i polsi protetti, supportati da delle fasce, è un elemento, un must have per ogni bodybuilder, per ogni atleta, anche crossfitter. Perché il polso è sottoposto a delle sollecitazioni pazzesche, quindi è fondamentale proteggerlo con dei guantini specifici. Mi sa che la taglia è un po' piccola e quindi andrà meglio la taglia L in questo caso. La mia mano è di circonferenza circa 22 centimetri, presa da qua la misura e quindi visto un po' come va. Bene, secondo prodotto presente nel pacco, sì, decisamente ci vuole la taglia L. La taglia M è un po' troppo anche complicata da tirar fuori, però grande
libertà di movimento e con questo caldo, ovviamente avendo tutta la parte del dorso scoperta, starete sicuramente meglio. E inoltre, cos'è questo pacchettino? Come vedete, è tutto bello, carino. Questo è un prodotto Amazon Basic, quindi realizzato direttamente da Amazon, o perlomeno sponsorizzato da Amazon. Vediamo un po' come aprirlo senza addirittura, vediamo, senza riuscire a distruggere. Eccolo qua, la parte, eccolo qui. Cosa sarà mai? Bene, sì, l'avete intuito? Questo è il suo fodero, devo dire, fatto bene, in buona qualità. E al suo interno abbiamo questa specie di coltellino svizzero, bello sostanzioso, dal peso interessante, che potrà farvi compagnia durante le vostre escursioni con in montagna o escursioni di trekking, perché è fondamentale, quando si è a contatto con la natura, con l'aria aperta, avere un prodotto, come in questo caso un coltellino svizzero, su cui poter fare affidamento per aprire scatole di cibo, per segare dei rami, per, insomma, per tutta una serie di funzioni che vi possano presentarsi e di cui dovete trovare la soluzione. Io ho scelto questo prodotto Basic, che ha un prezzo ridicolo, da 14 euro da 9,90, con addirittura una pinza davvero interessante. Devo dire, la qualità del prodotto è notevole per 10 euro e poi presenta tutta una serie di altri accessori. Abbiamo innanzitutto il gancetto per attaccarlo alla cintura, quindi fondamentale da utilizzare se si è in durante, che ne so, il vostro campo di Boy Scout e quant'altro. E poi abbiamo una lama di coltellino. Dovete sapere che comunque girare con i coltellini è illegale, di qualsiasi sia la dimensione, solo nell'ipotesi in cui riuscite a giustificare il trasporto, che può essere appunto quello di essere in campeggio, di averlo portato con sé perché si sta svolgendo una escursione, allora va bene, cioè si può portare insieme questo coltellino. Abbiamo la seghetta, il seghetto. Che altro abbiamo? Però è un po' complicato per chiuderle queste lame. Le lame sono anche abbastanza affilate, come vedete, sono piuttosto ben affilate, e adesso devo capire bene come si chiude questo coltellino, perché visto così, cioè, mi sembra un po' anche pericoloso. Forse bisogna fare esattamente questo movimento. Non l'ho capito. Insomma, non è il massimo della funzionalità, perché per esempio questa lama, io adesso non riesco a capire come si chiude, cioè come va chiusa questa lama. Ma un po' complicato. Va bene, non va bene, prodotto abbastanza complicato da chiudere, pericoloso. Ancora, vediamo, altro unboxing di oggi. Vediamo un po'. Eccolo qui. Addirittura un solo pacchetto. Cosa ho comprato? Ho voluto comprare l'Aust 3-in-1, da provare questo prodotto che stava a prezzo stracciato, da 10 euro da 1 a 3 euro. L'Aust 3-in-1, che è un presidio medico-chirurgico disinfettante per superfici e tessuti d'arredo. Quindi l'ho voluto provare, viste le ottime recensioni, per tenere sempre tutto bello pulito a casa. Ed è un altro prodotto. Infine, vediamo l'ultimo arrivato, last but not least, o meglio, ve lo faccio vedere nel prossimo video. Per adesso basta così, nel Prime Day abbiamo passato più di 9 minuti insieme, quindi ora è il momento di salutarci. Memento, audere semper, e a presto, amici di Menuau. Ciao!